Messaggio della Madonna, 15 novembre 2020. La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io vostra madre, vengo dal cielo col mio cuore immacolato, ardente di amore per ciascuno di voi. Desidero condurvi al cuore di mio figlio perché possiate stare uniti a lui e abbiate la vera vita. Mio figlio è la vita eterna. Mio figlio è tutto nella vostra vita. Unitevi all'amore di mio figlio e voi vivrete per sempre e la morte nessun male avrà potere sopra di voi e sopra le vostre famiglie, perché mio figlio con il suo amore vi avvolgerà e con la sua divina volontà al cielo vi porterà. Pregate e abbiate fiducia. Pregate e abbiate fiducia. E le grazie saranno grandiose a tutti coloro che credano e hanno fiducia senza mai dubitare. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Messaggio della Madonna, 21 novembre 2020. La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io vostra madre. Vengo dal cielo col mio cuore immacolato, preoccupato e afflitto, perché tanti dei miei figli ancora non si sono decisi a abbandonare la vita di peccato e di vivere una vita di conversione e di santità uniti a Dio. Tanti cuori ancora si trovano chiusi, induriti e freddi all'amore di mio figlio divino. Tanti continuano nelle loro vite peccaminose di prima, senza pentirsi sinceramente. Pregate molto, figli miei, pregate molto per la conversione dei peccatori, perché Satana è riuscito a ciecare tante anime, allontanandoli da Dio e dal mio amore materno. Tanti dei miei figli in questo momento stanno a mettersi nelle mani del demonio per libera volontà, in ricerca di potere, denaro e fama. Nulla di questo mondo è più prezioso che Dio e il suo amore. Non vi lasciate ingannare. Lottate per il vostro posto nel cielo. Lottate per stare un giorno al fianco del Signore Dio Onnipotente. Dio vi ama e desidera salvarvi delle grosse calamità che si abbatteranno molto presto sopra il mondo peccatore. Tornate al cuore di mio figlio Gesù. Tornate ora. Perché Lui sta a aspettare per voi per concedervi il suo amore e il suo perdono. Recitate il rosario tutti i giorni con fede e amore. Il rosario è la preghiera potente che distrugge il potere dell'inferno e tutte le trappole infernali che Satana lancia ogni giorno nel mondo, volendo distruggere le anime e portarle al fuoco dell'inferno. Chi prega il mio rosario non vedrà mai la disgrazia eterna, ma la grazia e la luce divina brillare nelle loro vite e nelle loro famiglie. Pregate e Dio vi concederà la grazia della salvezza e della vittoria sopra ogni male. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Messaggio della Madonna, 22 novembre 2020. La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io vostra madre, desidero guidarvi fino a Dio, desidero portarvi per la via della santità perfetta, aiutandovi a conoscere la divina volontà di Dio nelle vostre vite. Aprite i vostri cuori all'amore di mio figlio Gesù. Il re dei vostri cuori, delle vostre famiglie e di tutto l'universo. Tutto è stato creato da Lui, per mezzo di Lui e della Sua parola. Il Verbo divino si è fatto carne e è venuto ad abitare in mezzo di tutti voi con suo amore potente e santo, per rivelare la volontà del Padre e il suo immenso amore e misericordia agli uomini. Pregate, pregate. Pregate i vostri cuori e le vostre anime saranno guariti e rinnovati, e così, trasformati dalla grazia di Dio,
e vostri corpi saranno anche liberati da ogni male e da ogni infermità. Credete, credete, credete nell'amore di mio figlio. Il suo amore oggi lui vi dà, il suo perdono lui vi offre come segno della sua grande misericordia. Tornate al Signore, lui è sempre ad aspettare per voi, perché possa perdonarvi, guarirvi e benedirvi. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Messaggio della Madonna, 28 novembre 2020. La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io, vostra madre, vengo dal cielo per chiedervi intense preghiere per la pace che è minacciata. A causa degli uomini orgogliosi e corrotti che, pieno di odio e delle tenebre di Satana, desiderano causare grandi dolori a tanti figli miei di un modo terribile. Accogliete il dono della preghiera e della grazia di Dio nelle vostre vite, perché possiate essere coloro che unite al mio cuore immacolato. Supplicano del Sacro Cuore di mio Figlio Gesù la conversione e la salvezza per il mondo, offrendosi al Signore per la salvezza delle anime. Pregate molto, figli miei, pregate perché i tempi più difficili arriveranno presto e beati saranno tutti coloro che hanno ascoltato i miei appelli e che hanno obbedito la chiamata di Dio. Ma guai dei disobbedienti, di coloro che sono rimasti sordi e si sono tornati agli inganni del mondo, perdendo il tempo per la conversione. Ci sarà tanto pianto e stridore di denti. Questo è l'appello che faccio oggi a tutta l'umanità. Convertitevi. Dio è l'unico Signore del cielo e della terra, e non c'è un altro. Non c'è un'altra verità e neanche un altro insegnamento, ma solamente quello che mio figlio Gesù ha lasciato nella sua santa Chiesa, che è la Chiesa Cattolica. Convertitevi, o uomini di cuori induriti, ciechi e difficili. Questo è il tempo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Messaggio della Madonna, 29 novembre 2020. Oggi sono stato in un'altra città nell'interno dell'Amazzonia che si chiama Manacapuru. Lì, nella casa dei miei amici, la Madre di Dio è apparsa e ci ha dato questo messaggio. La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io, vostra madre, vengo dal cielo per riempire i vostri cuori e le vostre vite dell'amore e della pace di Dio. Io vi chiedo di intercedere intensamente per la conversione e salvezza delle anime. Tanti dei miei figli sono ciechi spiritualmente, a guidare altri ciechi all'abisso della perdizione. Il mondo è senza fede e senza luce perché non fa più la volontà del Signore. Lo ha abbandonato e lo oltraggia ogni giorno con terribili peccati. Figli miei, sono peccati terribili sopra peccati terribili. Il calice divino ha traboccato già da tanto tempo sopra il mondo, e adesso gli angeli del cielo, per ordine divina, sono preparati per le punizioni più grosse che l'umanità dovrà passare molto presto. Pregate molto per rimanere in piedi, pregate per non perdere la vostra fede, perché possiate testimoniarla davanti a tutti gli uomini con coraggio e autorità. Dio è con voi. Lui non vi abbandona mai. Abbiate fiducia nel suo amore divino e nel suo aiuto così santo. Io sono qui per mettervi, uno per uno, dentro il mio cuore immacolato. Dentro il mio cuore materno, il mio nemico non potrà mai toccarvi e neanche farvi nessun male. Consacratevi ogni giorno al mio cuore e vincerete il demonio, le sue tentazioni e imbrogli. Quando la Madre Santissima ha detto queste parole,
è apparso nel suo petto il suo cuore immacolato, così luminoso, spargendo raggi sopra tutti noi. Era bello vedere oggi il cuore immacolato della Madonna, tutto illuminato. La Madre Santa ancora ha detto: grazie per la vostra presenza, grazie per essere qui ad ascoltare questo mio appello che vi faccio ancora una volta. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima di andare via, la Madonna ha dato una benedizione speciale alla città di Manakapuru per aiutare i suoi figli a vivere uniti a Dio e liberi da ogni male e peccato.